CES 2016, siamo al booth di MediaTek e qui potete vedere una carrellata, una panoramica sugli ultimi chipset che sono stati rilasciati dalla casa taiwanese per i wearable, per gli indossabili e anche alcuni device che fanno uso di questi chipset. I primi sono basati sul processore MediaTek MT2601, era stato presentato proprio qui al CES l'anno scorso ed è il primo SoC MediaTek che supporta Android Wear. Quindi sono stati già annunciati vari smartwatch che sfruttano questo SoC e con sistema operativo Android Wear. Questo SoC integra al suo interno anche il 3G, quindi possono essere anche smartwatch standalone, ma in questo momento questi device non sono ancora pronti e quindi quelli che vi mostriamo hanno ancora il sistema operativo Android. Questo è un esempio, vedete l'interfaccia è simile a quella di Android Wear, ma è sempre Android. Poi ci sono questi due smartwatch per bambini che sono basati su processori MediaTek MT2502 ad altissima efficienza energetica, una soluzione che è ormai sul mercato da un po' di anni e che è stata la base di tantissimi indossabili, una soluzione davvero di grande successo. Proseguiamo, ci sono altri device, una smart band e una cintura intelligente. Wearable come questi saranno indirizzati agli anziani prevalentemente perché dispongono all'interno di un accelerometro che permetterà di capire se l'anziano è caduto e inviare automaticamente un messaggio di allarme ai familiari. E infine qui sul fondo di questo scaffale ci sono soltanto i tag per il momento, nessun device, di due nuovi chipset, di due nuovi SoC che sono stati presentati qui da MediaTek per gli indossabili e per l'IoT. Il primo è il MediaTek MT2523, un SoC altamente integrato ad altissima efficienza che sostanzialmente dovrebbe essere il successore dell'Aster 2502, è basato su ARM Cortex M4F e integra Bluetooth, GPS, tutta una serie di funzioni che in precedenza venivano integrate, come vedete su questo espositore, utilizzando vari chip e che adesso sono tutti racchiusi all'interno di un unico SoC. E l'altro invece si chiama MT7697 ed è basato anche in questo caso su un ARM Cortex M4F, però con l'aggiunta qui del Wi-Fi ABGN Dual Band. È una soluzione che potete vedere su questa piattaforma di sviluppo, destinata però prevalentemente all'automazione della casa, perché può fungere da hub con Wi-Fi per collegare tutta una serie di device. E direi che per questa nostra preview con gli ultimi chipset di MediaTek per gli indossabili e per l'IoT è tutto.